La guerra? La guerra non esiste. Finché un bel giorno qualcuno con la tua stessa paura negli occhi non ti spara. Finché una bomba, vera, reale, non sfonda il tetto di quella che era stata la tua casa. E succede. È successo a noi 70 anni fa. E succede ancora adesso in molte parti del mondo. La guerra arriva. E in un attimo ti porta via la libertà di essere chi volevi essere. La libertà di pensare al futuro. Come un monaco in un chiostro, te ne resti con la testa in su a cercare di capire, dal colore del cielo, la vita oltre il muro. I rumori di quella che era la tua vita, ormai attutiti come bisbigli in un sogno. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti, abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto. Anche le nostre cetre erano appese. Oscillavano, lievi, al triste vento. La guerra è stata tremenda. E ne pagheremo le conseguenze ancora a lungo. Ma intanto è finita. Festeggiamo. Torniamo a cantare. E costruiamo delle basi ancora più solide per non ripetere gli errori del passato. Oggi riprendiamo piano piano a vivere. È il 2 giugno. È una giornata di sole. Il 2 giugno del 1946. È domenica. È festa. E oggi si vota. Per noi donne è la prima volta. È già un primo passo per costruire un futuro migliore. La domanda è semplice ma fondamentale. Dobbiamo scegliere il tipo di stato in cui vogliamo vivere. Bisogna porre le fondamenta su cui ricostruire. Sì, ma a che cosa vogliamo dare veramente importanza? Da quali valori vogliamo partire? Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull'Europa. E sui mari intorno ricominciano, di notte, a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. Monarchia o repubblica? Questo è il quesito. L'Italia è divisa tra un nord che vorrebbe il cambiamento e un sud più legato al suo re. Votiamo praticamente tutti. Il 90% degli italiani vuole dire la sua. Lo spoglio dei voti inizia in mezzo alle incertezze. C'è anche chi parla di brogli. Poi alla fine arriva il responso. Nessuno di noi
potrà mai dimenticare questa notte di giugno. La vittoria della Repubblica è innegabilmente un atto di vita. Non è un fatto occasionale, un'improvvisazione, un gesto fortuito o arbitrario, ma un atto necessario, impellente, improrogabile. È un atto di vita, un atto di buona salute, un atto di liberazione, un atto di creazione, una forma nuova per una realtà nuova. È una nascita, una presenza, una apparizione, una rivelazione. È qualcosa che viene da lontano e va lontano. Ma è anche e soprattutto un atto di modernità. La società italiana si è liberata da una sovrastruttura parassitaria, di origine feudale, e se n'è liberata per merito prevalente delle classi lavoratrici. E la vittoria della Repubblica è un fatto di vita, non di ideologia. È la risposta improrogabile ad alcuni bisogni acuti, essenziali, della società italiana. È un vero atto di nascita. È un atto di festa. È la giornata più lieta della lunga storia della nostra patria. Oggi le schede per votare sono due. Bisogna comporre l'Assemblea Costituente. 550 seggi per scrivere la Costituzione su cui si baserà il nuovo Stato. Sì, ma da quali principi partire? A quali modelli rifarsi? Si ristudia la Costituzione francese del 1789, il contratto sociale di Rousseau. Si rilegge Hegel. Alla Costituente si discute di filosofia, di storia, di religione. Per un anno e mezzo si accendono dibattiti dove una cultura viva e profonda diventa la chiave con cui si costruisce il futuro. C'è qualcosa di fruttuoso nella Costituzione francese del 1789, e cioè l'affermazione vigorosa dei diritti dell'uomo. Ma è un'affermazione incompleta, è una carta monca. Perché afferma, sì, la libertà politica dell'individuo, ma non riconosce tutti i diritti connaturati alle altre comunità di cui l'uomo fa parte. L'attuale crisi costituzionale non ha in senso una relazione con l'attuale crisi storica, che investe tutti i rapporti umani. Ma quali sono i principi strutturali di una Costituzione? I principi strutturali di ogni Costituzione sono tre, è come un edificio. Una base, un corpo, che sono i muri maestri, e una volta, che corona la base e il muro. Bene, questi principi sono la base teoretica, la concezione sociale e l'assetto giuridico. Il 2 giugno del 1946 si parte con nuove regole, nuove case. Ma vogliamo anche poesie, libri, quadri, spettacoli. E questo dobbiamo scriverlo nella Costituzione, metterlo nero su bianco, farlo rientrare fra i nostri principi fondamentali. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento. E poi c'è quell'articolo 27, che mette la parola fine anche alla pena di morte. In Toscana era stata abolita da quasi due secoli, con un atto visionario di Pietro Leopoldo di Lorena, che nel 1786 aveva anticipato tutto il resto del mondo. Ma poi, con l'Unità d'Italia, si era nuovamente insinuata, a più riprese. E le ultime fucilazioni erano state eseguite proprio mentre si scriveva la Costituzione. Ora con questo baluardo si cambia, si guarda avanti. Su queste basi si prova a ricostruire, con i mattoni e con le parole. Pietra dopo pietra si ritirano sulle case, le chiese, i monumenti. Un pezzo dopo l'altro si ricostruisce il nostro paese.
capita a volte che hai un mezzo pomeriggio in una delle tante belle città italiane di provincia. Vai dove devi andare. Non hai voglia di fare la turista. Anzi, scegli stradine laterali senza gente. Camminando ti imbatti in uno slargo, con una chiesa di quelle un po' neglette, spesso chiuse. Sei già in ritardo, ma guardi la facciata che sonnecchia. E subito i tuoi passi si allentano, si disfano, si fanno trasognati finché non resti immobile a chiederti cos'è quel denso concentrato di esistenza sorpresa dentro un tempo che ti assorbe in una proporzione originaria. Più che bellezza, è un'appartenenza elementare, semplice, già data. Non toccate niente, non sciupate. C'è la mia patria in quelle pietre, addormentata. Il buio a volte ritorna, se si perde la bussola. Se ti dimentichi dove stai andando. Se perdi quei valori fondanti, viene meno tutto. Hai cucinato un dolce a tre piani e a un certo punto implode, collassa, e si può solo buttarlo via. Hai costruito un palazzo con una volta magnifica, che all'improvviso si incrina e poi si sgretola. Hai tirato su un figlio che è cresciuto bello, forte, sveglio. Ma un giorno si ammala. E poi... Muore. Ignominiosamente. La Repubblica. Ignominiosamente la spiano. I suoi molti bastardi. Nei suoi ultimi tormenti. Arrotano ignominiosamente il becco, i corvi nella stanza accanto. Ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani. Si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli. Tutto accade ignominiosamente. Tutto. Meno la morte medesima. Cerco di farmi intendere dinanzi a non so che tribunale, di che sognata equità. E l'udienza è tolta. La notte della Repubblica arriva quando il tuo paese non lo riconosci più. Te ne vergogni, non ne vai fiero. E allora vorresti scappare, emigrare. E magari lo fai. Prendi un aereo. Oppure ti basta chiudere gli occhi per sentirti già altrove. Tu non c'entri, non ci vuoi entrare. La notte della Repubblica arriva con le stragi, i rapimenti, le bombe, i segreti di Stato. Ma si annida là sotto e all'improvviso ritorna. Corruzione, tangenti, mafia. E se questo non è più il tuo paese, allora lo lasci morire. Non ti interessa, ti volti dall'altra parte. Hai meglio da fare. La notte della Repubblica non finisce. La lotta del paese contro se stesso continua strisciante. Non c'è più futuro. Il passato si scorda. E quel che manca, quello che non si trova, è quel noi. Quel muoversi insieme, quell'essere uniti che talvolta ha cambiato la storia. Piano piano, giorno dopo giorno, si trova la forza, ci si rialza. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Percorrer miglior acque, alza le vele omai, la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. E canterò di quel secondo regno ove l'umano spirito si purga e di tornare al cielo ritorna degno. Quando sei in mezzo al mare e cerchi la direzione da seguire, è la stella polare a darti la rotta. Nel caos della politica è la Costituzione, un fortino che ha saputo difendersi da attacchi di ogni tipo e che ancora oggi sa indicarci la strada. Io credo che i nostri posteri
sentiranno più di noi. Tra un secolo, come da questa nostra costituente, sia nata veramente una nuova storia. E si immagineranno che in questa nostra assemblea, dove si discuteva della nuova Costituzione repubblicana, seduti su questi scranni, non siamo stati noi, uomini effimeri, i cui nomi verranno presto cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, sì, di quei morti che noi conosciamo ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni o sui patiboli, sui monti o nelle pianure, nelle steppe russe o nelle sabbie africane. Da Amendola a Gramsci, da Matteotti a Rosselli, fino a tutti i giovinetti partigiani. A noi è rimasto il compito più agevole di tutti, quello di tradurre in leggi chiare, solide, oneste, quello che era stato il loro sogno, il sogno di una società più giusta, più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore. Non è molto quello che ci chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli. La libertà arriva che quasi non ci speravi. Non ci credevi. Non eri pronto. Hai persino paura. Quelle mura tanto odiate ti davano conforto. Uscire dal nido. Lasciare la nave. C'è chi sceglie la clausura di un chiostro in cerca di ricchezza interiore. E se anche tu non l'hai scelta, adesso magari puoi uscire più forte. Il mio sguardo è limpido, come un girasole. Ho l'abitudine di camminare per le strade guardando a destra, a sinistra e qualche volta guardando indietro. E ciò che vedo a ogni istante è quello che mai prima avevo visto. E me ne accorgo molto bene. So avere con me lo stupore di un bimbo, se al nascere si rendesse conto che nasce davvero. Mi sento nato a ogni momento per l'eterna novità del mondo.